Ufficiopostale.it è l'Italia che cambia, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato nel primo pomeriggio i gironi e il calendario per il prossimo campionato di serie D che prenderà il via il 4 settembre per chiudersi il 7 maggio 2023. La Samba è stata inserita nel girone F insieme alle altre cinque marchigiane: Fano, Montegiorgio, Porto d'Ascoli, Tolentino e Vigor Senigallia. Un raggruppamento composto da 18 formazioni e che comprende anche 5 Abruzzesi, Avezzano, Chieti, Notaresco, Pineto e Vastese, 3 Molisane, Termoli, Vastogirardi e Matese e ben 4 Romani. Oltre il Trastevere ci sono anche il Team Nova Florida, la New Entry Roma City, che ha acquisito il titolo sportivo del Tivoli e che ha come presidente l'imprenditore statunitense Tonino Doino e il Cinzia Albalonga. Un girone che conferma le anticipazioni della vigilia ma che potrebbe diventare addirittura 20 squadre nel caso in cui il Consiglio di Stato il prossimo 25 agosto bocci i ricorsi di Campobasso e Teramo in merito alla mancata iscrizione al campionato di Serie C ma anche nel caso in cui le nuove società che si stanno formando in base all'articolo 52,10 del NOIF riescano ad iscriversi al massimo campionato dilettantistico nazionale. La Samba esordirà il prossimo 4 settembre a Montegiorgio per poi ospitare a Riviera la domenica successiva il Cinzia al Balonga. Impegno casalingo invece per il Porto d'Ascoli di mister Ciampelli contro l'Avezzano e poi la trasferta con la Roma City. La stracittadina Riverasca è in programma la nona giornata, domenica 30 ottobre, con gli Orange che giocheranno in casa. Intanto i Rosso stanno intensificando la preparazione in vista del test di domani contro la Bissartena, al Samba Village, con fischio di inizio alle ore 17. Il DS, Vittorio Cozzella, è al lavoro per completare l'organico a disposizione di Alfonsi. Vicino alla firma c'è il portiere Over Guerrini, con la Samba che, però, è sempre alla ricerca di un altro mediano over per completare il centrocampo.